Direttamente dal volante, ragazzi, fa un freddo pazzesco, è la vigilia di Juventus-Roma, oggi sono in prima linea su più dinamiche, però è chiaro che la concentrazione è rivolta all'impegno di domani alle 18 contro la formazione ben allenata da Fonseca, sostanzialmente in attesa poi di sentire le parole di Pirlo alla vigilia di questo importantissimo match, non dovrebbero emergere grosse sorprese di formazione perché diciamo che il turnover ragionato proposto dal tecnico bresciano in Coppa Italia contro l'Inter fa comprendere, fa capire come il tutto sia stato ragionato come quadro complessivo pensando alla fitta rete di impegni e quindi a un turnover chirurgico da proporre. Quindi veniamo al dunque. Ovviamente tornerà Szczęsny, ex dell'incontro tre pali in difesa, vedremo quali saranno le decisioni definitive, ma tutte le strade portano a Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo. A centrocampo ricordiamo che la Juventus ha squalificato per questa partita Bentancur, quindi al suo posto agirà Rabiot per una mediana che complessivamente proporrà una filastrocca ormai diventata cara e soprattutto diventata continuità di rendimento, ovvero McKennie, appunto. In questo caso Arthur e Rabiot e non Bentancur, con Chiesa sul fronte mancino, coppia d'attacco Ronaldo Morata. Ronaldo che oggi festeggia 36 primavere, tanti auguri a lui, un campione pazzesco che stiamo ammirando, un giocatore che ha alzato inevitabilmente poi l'asticella dell'attenzione di tutti i calciatori che in questi anni hanno fatto parte dell'organico bianconero. Allora, io l'altro giorno ho fatto un video dicendo identità, intitolandolo così, perché credo che la Juventus la stia trovando in maniera prorompente, in maniera anche importante, considerando come la Juventus debba poi alzare, diciamo, il livello di prestazioni per cercare, come dico io sempre, di cercare di fare la voce grossa in tutte le competizioni. Non è dato capire e comprendere quello che avrà fatto la Juventus al termine di quest'annata, perché davvero è da tripla pronosticare il cammino della Juve. Può fare un cammino netto in tutte le manifestazioni, può anche non farlo, e dobbiamo considerare che se così fosse, questo si chiama sport. Ogni tanto vinci, ogni tanto vieni vinto. Però e sono i numeri che parlano. La Juventus nel nuovo anno le ha vinte tutte al netto della brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter in campionato. Quindi significa che i bianconeri hanno iniziato ad avere un determinato passo, un passo che deve far vedere il bicchiere mezzo pieno, considerando se bisogna contestualizzare il tutto poi alle scelte effettuate in estate. Cioè la Juventus in piena pandemia ha effettuato una mossa ipercoraggiosa. Quindi ringiovanendo l'organico, mettendo dentro nuova linfa, nuovi stimoli, un tecnico se vogliamo neofita, ma che ha poi dalla sua la forza della società che lo spalleggia per cercare di fare in modo che Pirlo, dopo essere stato un giocatore mostruoso, diventi anche un allenatore di livello. E devo essere sincero, credo che anche lo stesso Pirlo nelle ultime uscite abbia compreso poi dove mettere mano per cercare per far sì che la squadra migliorasse e per fare in modo che trovasse proprio una quadra dal punto di vista tattico, perché, per esempio, la scelta che ho detto prima di proporre le partite, diciamo, un po' più importanti e soprattutto per dar loro continuità con Arthur, Bentancur e McKennie si sta rivelando qualcosa di interessante, qualcosa che dà equilibrio, che dà riferimenti, che dà centimetri e che dà qualità all'intera manovra bianconera. Purtroppo Bentancur domani sarà un'assenza pesante, non dobbiamo dimenticare però che anche la Roma ne ha due, ovvero l'infortunato Smalling e lo squalificato Lorenzo Pellegrini, quindi da questo punto di vista nessun alibi, non che poi né la Juve né Pirlo abbiano mai cercato qualche attenuante, anche perché diciamo che se la Juventus ha un pregio è quella di non piangersi mai addosso, anche quando si presentava in Coppa Italia contro l'Inter senza Alessandro De Ligt, Cuadrado, Dybala, Morata non al top, la Juve è andata lì, ha fatto la sua partita, l'ha letta male, diciamo, in fase proprio di preparazione del match, e quindi l'Inter ha meritato poi di vincere quella partita, così come credo che la Juventus abbia ampiamente meritato di vincere la fresca, tra virgolette, rivincita di Coppa Italia. A proposito di Inter, ragazzi, ci attende davvero un calendario fitto, perché domani c'è la Roma, martedì di nuovo l'Inter, poi si va a Napoli, poi si va ad Oporto, insomma, sono davvero gare che pesano, che valgono una stagione, che la segnano in maniera indelebile. Detto ciò, bisogna anche viversi il momento, perché questa squadra ha
al netto poi delle sue lacune, che possono essere la continuità, che possono essere determinate letture all'interno dello svolgimento del piano gara stesso, io credo che abbia davvero importanti margini di miglioramento, perché basti pensare ai nuovi acquisti tutti azzeccati, chi più chi meno adesso stanno salendo di tono, è partito, ha sprombattuto Morata, è salito di livello subito McKennie, Chiesa ha dimostrato fino al principio di essere un giocatore da Juve, anche Arthur a suon di poi prestazioni ora è diventato un calciatore direi imprescindibile per effettuare un certo tipo di calcio e per avere un certo tipo di impostazione molto, diciamo, fluida. Quindi tutti questi calciatori avevano bisogno di tempo per cercare di comprendere usi e costumi nuovi della Juventus, il campionato italiano, nuova cultura calcistica, quindi ci vuole un pochettino di pazienza. Stesso Kulusevski, ormai seconda punta in pianta stabile, sta facendo il suo, è un giocatore che adesso fa anche fatica, nel senso di aiutare l'organico in fase di non possesso, per esempio schermando in maniera sopraffina Brozovic. Quindi è una squadra che segue il suo allenatore in tutto e per tutto, che si sta applicando, che è molto disponibile, che anche in allenamento me la descrivono volitiva e famelica, e questi sono aspetti molto importanti affinché poi la Juventus possa, diciamo, trovare un ulteriore salto di qualità da qua al termine della stagione, perché significherebbe poter davvero cercare di pensare in grande. Però un passo alla volta, ora massimo rispetto per la Roma, nel match d'andata ce lo ricordiamo tutti, un 2-2 che è stato strettissimo ai capitolini, che è stato strettissimo ai giallorossi, che avrebbero ampiamente meritato la vittoria, ma era anche una Juve altamente sperimentale. Ci ricordiamo Kulusevski tutto a fascia destra, ci ricordiamo Cuadrado tutto a fascia sinistra, diciamo che l'arrivo poi proprio di Morata a pochi giorni dall'ufficialità, insomma la Juventus è cambiata dal giorno alla notte rispetto al match dell'Olimpico, e quindi questo deve un po' incutere timore agli ospiti, ovvero alla Roma, che sbarcherà a Torino, però secondo me con una squadra molto quadrata, molto sottovalutata e ipercriticata, perché poi andiamo onestamente a vedere i punti e la Roma è là nel lotto di quelle che si giocano lo scudetto. È chiaro che ultimamente ha avuto anche delle battute a vuoto, basti pensare alla cocente eliminazione con lo Spezia, caratterizzata poi anche da un errore dei cambi, le critiche a Fonseca, l'apparente rottura tra Dzeko e Fonseca. Vedremo quindi se il bosniaco verrà convocato per questa partita, ma diciamo che le fonti capitoline dicono che comunque, anche qualora dovesse essere convocato, non sarebbe più capitano, lo è Pellegrini, che non ci sarà per squalifica, e comunque il titolare nell'immediato è Majoral. Però ragazzi, dai, gli spunti di riflessione sicuramente non mancano, perché è una partita sempre affascinante, Juve-Roma è un match davvero, come direbbero i vecchi saggi, i vecchi cronisti degli anni 60, di cartello, e quindi bisogna viverla con grande aspettativa, anche perché c'è curiosità nel vedere una Juventus che sta facendo passi da gigante in avanti, una squadra che sta crescendo con umiltà, ma seguendo in maniera proprio dedicata e codificata i dettami del proprio tecnico. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di questa probabile formazione, commentate, ditemi la vostra su questo match, come ve l'aspettate anche dal punto di vista tattico. Vi mando un grosso abbraccio e ci sentiamo poi domani per questi, diciamo, la probabile formazione con qualche info in più proprio post rifinitura, e poi ovviamente come il commento a caldo fisso dallo stadio. Un abbraccio.